È arrivato il momento di provare in strada la Moto Guzzi V85 TT. Avete visto questa bellissima versione, questa livrea che è in mia compagnia qui in studio. Tra poco la vedremo anche in azione, grazie come sempre al dealer Dotoli M2, che a Napoli in via Pisciarelli ad Agnano è concessionario del marchio Moto Guzzi. Vi consiglio veramente di seguirlo con molta attenzione. Indossiamo il nostro N105 Nolan e partiamo alla volta del Garigliano. La blu o la grigia? Ambrimbo, la grigia. Era apparsa così 2 anni fa al Salone di Milano, bella, efficace, dall'aspetto un po' retro, ma già dotata di tante soluzioni tecnologiche. La Moto Guzzi V85 TT era la moto che mancava alla casa di Mandello e chissà che da oggi in poi non possa riprendersi un po' di lustro che altre case negli ultimi anni le hanno tolto. Una enduro stradale semplice, consistente, più votata al turismo che non all'off-road e che sa fare breccia subito nei cuori di chi la osserva soltanto da ferma. Il progetto ruota intorno al bicilindrico a vida 90 gradi da 853 cm cubici raffreddato ad aria, ereditato dalla serie V9 ma che al suo interno è stato interamente rivoluzionato. Troviamo ad esempio valvole di aspirazione in titanio, carter semisecco e poi il tradizionale sistema di trasmissione cardanica. Il tutto con a disposizione 80 cavalli a 7700 giri minuto e 80 Nm a 5000 giri minuto. Un propulsore arpionato al telaio a tubi in maniera stressata, in questo modo si avverte qualche piccola vibrazione, ma nulla che non possa essere assorbito. In fondo è una vera e pura motocicletta italiana e ci sta. Serbatoio da 23 litri, protetto da un ampio manubrio e un discreto cupolino che può essere sostituito con uno più alto, elemento della lunga linea di accessori che Moto Guzzi ha a disposizione per questa moto. E tanta anche la tecnologia a bordo, come detto, c'è il sistema MIA che consente di interagire con lo smartphone per visualizzare il navigatore sullo schermo da 4,3 pollici, insieme a tutte le altre informazioni utili della moto e delle condizioni di guida. Sono 3 poi le mappe a disposizione per l'erogazione, strada, pioggia e off-road. Ogni parametro ha un suo settaggio che gestisce il controllo di trazione e ABS. Stelliforcella da 41 mm con escursione da 170 mm, regolabili nel precarico e nell'estensione, e mono posteriore laterale, anch'esso precaricabile e con l'estensione a scelta. Cerchi 19 e 17 fermati da Brembo all'anteriore con dischi da 320 e 260 al posteriore. Oh, TT, finalmente sei arrivata, grazie a Dotoli M2 che mi ha concesso di stare insieme a te oggi. Grazie, so anche che mi hai molto apprezzata ad EICMA 2017. Sì, sì, io l'ho detto subito a Milano quell'anno che tu saresti stata la vera reginetta del salone, poi elessero la Panigale. Quindi è stato amore a prima vista? Beh, amore. Amore è una parola grande, eh? Adesso vediamo. Vabbè, ora partiamo? Sì, sì, ti metto in moto e ce ne andiamo, ok? Era ora. Ed eccoci qui on board alla Moto Guzzi V85 TT. Siamo sulla strada provinciale 14 che da Sessa Runca ci porterà fino a Rocca Monfina. Una strada congeniale alle caratteristiche della V85 perché, come vedete, ha questi bei lunghi rettilinei, ma poi si sviluppa anche in un misto stretto, ecco, come qua per esempio, dove il gozzone si inserisce perfettamente questa bella S in velocità. Siamo in terza, sfruttiamo tutta la coppia disponibile, ottima la posizione a bordo, ho le braccia alla giusta distanza rispetto al manubrio, ci buttiamo in questo curvone e veramente l'inserimento è in curva, è sorprendente, sembrava paciosa da ferma la V85 TT, ma poi si dimostra valida anche in questo misto stretto.
che abbiamo incontrato finora. Siamo anche abbastanza protetti, devo dire, anche se, come detto nella scheda, possiamo scegliere un plexiglass più alto davanti. Allora, la coppia è sorprendente. Adesso ho scalato, però prima anche in quarta riuscivo a spingermi forte. È buono anche l'allungo, devo dire, prima sull'asse mediano l'abbiamo spinta parecchio. Non vi diciamo la velocità che abbiamo toccato, però. Tra l'altro c'è anche il cruise control, che può essere utilizzato ed è molto molto prezioso, devo dire. Erogazione della potenza molto lineare, abbiamo la mappa strada fino a 4000 giri, è bella, progressiva e poi esplode anche fino agli 8000. Ok, passiamo dalla strada alla rain, come vedete, e poi c'è anche off-road. Cambiamo mappa, ci facciamo questo pezzettino. Può capitare che uno sta in giro e deve entrare in un percorso così. Eh sì, la mappa ci esclude l'ABS al posteriore, ovviamente, per darci la possibilità anche di scudare un po'. È un percorso molto leggero, giusto perché per dare la possibilità di capire come reagisce la B85T anche su questo fondo. Siamo anche in discesa, quindi ragioniamo un po' sul posteriore, alleggeriamo l'anteriore e siamo arrivati nel nostro bellissimo agriturismo. Qua c'è anche un'area picnic. Quanto serve l'esperienza in enduro? Ultimo elemento riguarda il peso in marcia della Moto Guzzi V85TT, è di 230 kg, non ci sembra poi tanto per una moto che di fatto non cerca confronti, visto che forse è unica nel suo genere. Il prezzo parte da 11.490 euro e il nostro consiglio è quello di provare al più presto questa moto, una possibilità che a Napoli è offerta da Dotoli M2, ad Agnano in via Pisciarelli 69.